Abbiamo chiamato questo progetto Laboratorio Didattico di Let's Science, Dialogo con il Cibo, proprio per far dialogare i bambini delle scuole elementari della città di Lugano con temi legati all'alimentazione. Quindi insieme ai docenti e insieme al DEX, che è il principale partner di questo progetto, andiamo proprio ad approfondire alcune tematiche relative ai nutrienti. Per noi come Dipartimento Educazione, Cultura e Sport è essenziale poter lavorare da un lato sia sulla salute ma anche chiaramente sul benessere un po' più in generale delle persone, in questo caso degli allievi e delle allieve. L'approccio che abbiamo utilizzato è un approccio di tipo laboratoriale, cerchiamo per cui di far in modo che i bambini siano il più attivi possibile e in questo modo attraverso la sperimentazione, attraverso delle attività pratiche apprendono delle nozioni di base su quella che è un'alimentazione sana. I bambini durante questi laboratori siano riusciti a immagazzinare meglio dei concetti che magari prima erano un po' più astratti, quindi giocando hanno appreso a fondo meglio tutte queste nozioni sui valori nutrizionali, sui gruppi alimentari. Abbiamo organizzato 8 laboratori, quindi ogni volta una classe ha svolto le attività qui da noi a Casa Carlo Cattaneo. Questi laboratori sono importanti perché attraverso, diciamo, questa partnership tra quella che è la scuola e quello che invece è l'apporto di un laboratorio come questo fatto presso la fondazione può avere dei grossi vantaggi in termini sia di conoscenze che poi di acquisizione anche di determinate competenze. Sono proprio dei laboratori che hanno l'obiettivo di integrare alcune attività che si svolgono normalmente durante il percorso didattico. L'approccio al cibo è molto importante anche come fattore di inclusione, questo perché ci troviamo davanti a delle classi dove abbiamo rappresentati diverse culture. Come IPSA Foundation abbiamo seguito tutti i laboratori un po' a supporto delle maestre per gestire i bambini. Ci sono sempre sembrati molto coinvolti, entusiasti, interessati. Per loro era divertente avere questa occasione per esplorare. È un esperimento che è sicuramente riuscito molto bene, quindi l'idea sarebbe di ripeterlo ampliando l'offerta ad altre classi e ad altre scuole. Quindi stiamo già lavorando con il DEX a creare il programma del prossimo anno.